anche rispetto al Papa. Noi abbiamo oggi, attraverso delle interviste che ha fatto il nostro Matteo Parlato, ringraziamo naturalmente Matteo Parlato e Vania De Luca perché hanno fatto oggi una giornata pienissima di resoconti su tutta la visita del Papa, ma Matteo Parlato ha sentito la voce della gente. Vorrei sentirla insieme a voi e poi un commento in studio. Il mio è che Papa che è passato mi piace tanto perché e noi, io sono musulmano, però è tutto uguale, e cristiano musulmano è tutto uguale. Perché visto che quando c'è Italia da 5 anni, che persone che visto che dove ci viene immigrazione, che è morto, che viene sprigare con noi, quello significa un persona molto gentilissima, quindi mi piace. Non segui la messa oggi? Oggi no, ora fra un po' si va al mare. Siete turisti, come turisti questo flusso di arrivi e partenze di profughi vi ha creato dei problemi? Assolutamente, il turista è super tutelato da questo punto di vista, quindi non ci sono problemi. Noi non ne abbiamo visto nemmeno uno e sono super controllati, sono contenuti nel centro d'assistenza, tutto a posto. È un evento, diciamo, credente o no, è sempre un evento. Non è una cosa da scartare, sei qui e cerchi di partecipare, direi io ci sarò. Da dove venite voi? Di Senegal. Da quant'è che siete qui a Lampedusa? 6 anni. Come giudicate questa visita del Papa qui a Lampedusa? Mi pare che è troppo buono, perché cosa di religione è troppo buono. Io sono musulmano, però io rispettare tutte le religioni. Anche così vario viene per guardare il Papa, perché è una cosa grande. È burro, io sentire lampedusano dice sono prima volta che arrivare qua o Papa. E spero che possa cambiare l'isola in meglio. Cioè noi qua diciamo ci vorrebbe un Papa al giorno. Perché prima che arrivasse il Papa l'isola era in uno stato di degrado, no? E 3 giorni prima è stato pulito tutto, è cambiato tutto lo scenario dell'isola e speriamo che questo scenario possa perdurare e l'emergenza clandestini possa essere risolta. Se mi chiedi se credo che questo sia servito a qualcosa, posso solo sperarci, perché mi pare che una persona da sola, tipo un Papa da solo, un Francesco, non fa la differenza se non viene smantellato tutto quello che c'è sotto, insomma, alla fine. Però è sempre un inizio e poi è parola di Papa. È un inizio, no, e per quello sono qui, perché è un inizio, io provo a crederci, insomma, abbiamo bisogno di credere, no? Allora, abbiamo bisogno di credere, avete sentito che le voci sono state diverse, è stato bravo Matteo anche a raccogliere le voci di chi, diciamo, turista, diceva io, poi alla fine sì, mi faccio la mia vacanza. Professoressa, un'ultima battuta.